Buonasera, facciamo che togliere questo strato in più di pelliccia. Mentre ci prepariamo. Ma no, GGVP. Questi H-Dango, come si chiamavano? Allora, non sono carichissimo. Lo ammetto. Però ci si prova, dai. Sono un po' stanchino. Sono un po' stanchino, provato dalla giornata lavorativa. Però a posto. Ho bevuto, quindi è una cosa buona. Allora, Cook Served Delicious 3, come votato oggi. Ma ciao commentatore, tutto bene? Sì, ho messo tutte e tre perché ho detto, boh, guarda, non si sa mai che non capiti qualcuno. Ho messo il tag, poi tanto probabilmente non succederà niente, tanto il tag non è che influenza robe strane, per cui va bene così. Sono le 21. Sono le 21, quindi possiamo dire ufficialmente iniziata la live. Ho fatto un pochettino di progressi dall'ultima volta. Allora, ho fatto credo un paio di livelli e ho sbloccato questo upgrade qua, questo della prep station in più. No, forse anche questo, forse anche la holding station, forse c'erano lasciati che mi mancava questo e poi ho preso questa qua. Allora, adesso in realtà il mio obiettivo sarebbe di sbloccare questa per avere accesso a questo upgrade, però non lo so quanto mi convenga. Devo vedere un po' quanto ci metto a guadagnarne 5, se vedo che ci metto troppo vado a sbloccare questo. Il fatto, quello che dà più unità di holding station. E anche a me non farebbe male un ripasso di francese da utilizzarlo un pochettino di più. Perché appunto quelli che mi interessano di più sono questo, che però c'è in mezzo questo qua, un'altra prep station di mezzo, questo qui e questo qui. Però nell'ordine mi interessa di più questo, poi questo, poi questo e poi gli altri indietro. Per cui non lo so, vedremo quanto ci mettiamo per fare 5, perché adesso sto salendo di livello molto più lentamente, ho notato. Ho sbloccato un po' di cibi, gioco forza, perché c'erano dei livelli che mi chiedono dei cibi, tra l'altro anche uno di livello 5 e un paio di livelli 2 e 3. Allora, ho portato tutto oro la prima via, quello in Idaho. Di questo ho fatto un bel po' di livellini, perché adesso ne ho fatti 18, mi pare, su tipo 28 che sono, o 30. Allora, ho fatto tutti questi qua, ho fatto tutti questi qua, tranne questo che ancora non ho sbloccato. Ho fatto questi, ho fatto questi, ho fatto questi due, ho fatto questi due. E qua in realtà non ne ho fatto nessuno dell'ultima, perché li ho sbloccati da poco e sono tutti abbastanza tosti. Meno da 10 punti, meno da 10 punti, meno da 10 punti. E ho sbloccato l'uscita. Così volendo stasera possiamo uscire da sta zona e vedere la prossima zona, che non sarebbe male. Anche se non so quanto sono pronto per la prossima zona. Ho saltato tutti quelli con il food truck attack, per cui ancora non mi sento del tutto pronto. Volevo se possibile tenermeli per dopo che ho sbloccato gli upgrade che mi difendono dal food truck attack. Però si vedrà. Ho tanti argenti perché ho fatto davvero tanti livelli con uno o due errori. Per cui non li ho mai rifatti questi. Quelli che vedete ora è perché li ho fatti direttamente oro, a livello oro, il primo giro. E mi è andata anche forse un po' bene.
Quindi l'obiettivo di stasera è di fare un paio di livelli, fare l'uscita e in più volevo fare due achievement. Allora, ci sono due achievement che possiamo sbloccare. Uno è il... Allora, vediamo un attimo. Allora, uno è questo, Hidden Need Tutorials, che ci chiede di fare la prima via in assoluto. Però, day 3. Terzo giorno. Quindi forse non è questa. Ah no, giorno 3 sarà questo, probabilmente, ok. Usando meno da 6 punti, quindi dobbiamo fare un... Perfetto su questo con 6 punti. Che non dovrebbe essere assurdo. Altro achievement che vorrei provare, in realtà è quello che vorrei provare per prima, è una cosa un po' strana. Ci chiede di inserire il Konami Code appena carichi. Ho fatto anche esercizi su dattilografia, tra l'altro. Però non ho fatto nessun livello particolarmente nuovo, nel senso non è che mi sono... Cioè che... Ho fatto delle cose off camera che erano interessanti da vedere in live, insomma, erano dei livelli abbastanza generici. Appunto, questo qua, dopo aver caricato un salvataggio, mettere il Konami Code e battere un qualsiasi giorno a livello oro. Io preferirei fare il primo in assoluto a livello oro. Quindi, il Konami Code non me lo ricordo mai a memoria. Allora, facciamo che apro una pagina web e cerco Konami Code. Era tipo su su giù giù, destra sinistra AB. Allora, su su giù giù, sinistra destra BA. Quindi allora facciamo che, allora, mi dice carica, quindi facciamo che load questo. Facciamo su su giù, giù, sinistra, destra, B, A. Ok, ho sentito un qualcosa che ha sbloccato. Tutti i livelli di gioco che hai fatto con gli esercizi di dattilografia hai avuto tempo per studiare e lavorare? Sì, perché li ho fatti la sera. In più non ci ho messo tantissimo, forse per quei livelli ci avrò messo 2 ore. Una roba del genere. Non una cosa esagerata. Allora, vediamo un attimo che cosa succede. Facciamo... Ah, però tutorial forse è tutorial, tutorial. Facciamo questo qua. Simply Solids. Ok, va bene, sì. Qua ci chiede tutte le robe. Allora, noi facciamo Chicken Nugget, Chicken Soup, Churros, che sono tranquilli. Ah, queste sono tutte robe super facili, quindi. Questo mi piace e... questo non me lo ricordo più. Ma facciamo questo che è facile. E dobbiamo prendere oro. Bonsoir, Pierpaolo. Pierpat Twitch. Poi tra l'altro hai messo heureuse al femminile, tra l'altro. Devi allenare un po' il tuo francese, mi sa. Stiamo provando a prendere un achievement strano. Cioè di fare tutto. Cioè abbiamo dovuto inserire il Konami Code all'inizio. E adesso dobbiamo fare un livello a oro e non so che cosa succeda. È un achievement che ci dice di farlo e dice di ringraziare un tizio su Twitter se riusciamo a farlo. Rubabo. Ho messo tutte e tre le lingue perché ho detto vabbè dai, magari che ne so io. Magari il francese tira. O no? A dirlo alle pischelle. Lo usi per rimorchiare? Draghé, come direbbero in francese. Tanto mi fa ridere draghé perché draghé è lo stesso termine tipo che per la pesca a strascico. Beh, a parte che rimorchiare con il rimorchio, cioè nel senso che sia molto più gentile, però. Mi mancavano i livelli così facili. E tra l'altro ho un churros che mi sono dimenticato. Un churro che mi sono dimenticato. Dragamine.
Ah, questa volta è un uomo, però quello che è rimasto alla fine non è una donna. Come stai, Pierpa? B. Allora, KGM. Ma il trofeo dice che devo... Allora, carico un salvataggio, una partita salvata. Inserisco il Konami Code. Faccio un livello... vinco un livello oro, con medaglia oro. E poi dovrebbe succedere qualcosa. Ah, ma... E questo? Me l'ero perso? Vabbè. Sono stato così stupido, forse le ho finite. E non so cosa succede. Allora, quando ho inserito il Konami Code nel main menu, ho sentito un ding, ma non so cosa succederà. Assolutamente non ne ho idea. F5C. E poi, no, facciamo un F6, B. Allora, VCM, 2CL. Aspettate che mi metto un po' di polsi per la tastiera. Tra l'altro, guardando in giro mi sono spoilerato il fatto che ci saranno dei livelli in cui non hai la tizia che ti serve in automatico. Forse nelle challenge più avanti. Non so, chissà. Dai, speriamo di arrivare in prefetta perché ci sono quelle nugget là che mi stanno andando male. Tra l'altro qua ho bisogno di... ecco, di altri nugget e di altri churros. Che poi continuo a dire churros, però è una parola straniera, quindi in italiano il plurale dovrebbe essere churro. Vendi roba scaduta? No. No, non penso. Non credo. No, non era ancora scaduta. Poi tra l'altro dovresti chiamare tipo i... il nucleo antisofisticazioni, NAS. O roba del genere. Oh, nessuna nuova medaglia, ok. Ok, avete sentito come ha sclerato il dato di matto in modo incredibile? Pazzissima. E tra l'altro era un achievement mediamente raro, c'è poca gente... l'1,7% della gente lo ha fatto, sto achievement. Si è messa a sclerare in un modo inverosimile. Forse era troppo basso per voi? No, Cribbio. Ah, tu l'hai sentito commentatore? Si è messa a sclerare malissimo la notizia, tipo... bravissimo, hai spaccato di brutto! GG! E l'altro dice, che cavolo? E si è messa a capovolta e sta in giù. Vabbè, niente, quindi un achievement l'abbiamo fatto. Il secondo achievement che mi interessava fare era quello di fare il terzo giorno con un menu di... Pierpa, lo puoi recuperare poi in past broadcast, in past... sì. Quando, insomma, ti segni il minuto, sono passati 13 minuti circa. Cioè adesso ne sono passati 14, per cui... allora, facciamo che... Oh, questo diceva di farlo con un menu da 6. Allora, c'è un achievement che dice fallo... con un menu da 6. Ok, allora vediamo un po'. Io andrei prima a vedere questi, perché questi sono più semplici mettere della roba alta. Ah, ma non c'è roba più alta di uno. Vabbè. Allora io metterei questo che non è male, questo che non è male e anche la salsiccia è facile. Sì, preferisco la salsiccia alla banana foster. La banana foster la fa sbaglia più facilmente. Però quindi vuol dire che anche qua devo mettere 3 da 1. Allora, spariamo.
questo che è mediamente fattibile. Poi non vorrei della roba troppo. Allora, questi anche vanno bene e questo va bene anche. Tra l'altro 6 punti, quindi è il massimo che si può fare. Preferisco la salsiccia alla banana. Da cucinare in questa situazione qua, insomma. Perché la salsiccia ha 3 passaggi, la banana ha 4 passaggi. Questo è comunque super easy, cioè nel senso fare tutta roba da uno. Cioè i livelli sono diventati molto più difficili già nella seconda area. Infatti anche per quello che ho fatto tantissimi argento, perché ci sono vari punti in cui chiedono delle robe da 4. Cioè da 10 punti. Ci sono magari 4 fermate con roba da 10 punti, con meno da 10 punti che inizia a diventare tostino. A meno che non raggiungi delle stazioni, cioè delle prep station. Però inizia a diventare tosto se hai tante prep station, per cui ho ancora non ho messe. KSU, vero? Bravissimo, sono diventando un cuoco provetto. Se non fosse che qui non serve a niente per la vita reale. Hai visto? KSU? Via, via, via. E ci sono le stesse che ancora da un cuoce. Tanto in questi casi non puoi neanche portarti avanti perché non ti dice ancora gli ordini per l'altra stazione. Ah, ho messo anche un paio di decorazioni che forse non c'era prima. Ho messo la cartolina della prima area, la cartolina della seconda area e la cartolina del palazzo crollato. Allora. Rip davvero, cioè è una scena super sconvolgente all'inizio. Ormai è una memoria meccanica con gli onigiri là che. Questi due posso anche rifarli da zero, tanto di sicuro mi serviranno e ci mettono un sacco a cuocere. Infatti. Vabbè, avevo comunque 2 miglia abbondanti, per cui. Sì, la roba che mi fa perdere di più è il premere i numeri e premere gli F1, F2, F3. Ah, il primo di questa carne nelle foglie che mi appare. Non mi ricordo come si chiamano. Lau Lau, tipo, si chiamano. KSU. Vai, mettilo sotto contratto. No, sotto contratto, sotto coperchio. Ah no, mi mancavano delle uova. Sono stupido. Me ne mancano tantissime di uova. Avrei potuto prepararle. Adesso ne ho fatte anche troppe. Vabbè. Avanzeranno. No, in realtà andranno male, ma vabbè. Ah, finito? Yes! Achievement preso. E adesso per gli altri dobbiamo per forza andare avanti col gioco perché non. Non c'ho altra roba. Perché tutti gli altri achievement sono di altre strade, raggiungere il livello 25, raggiungere il livello 100, altre strade. Sì. Niente, achievement che posso prendere non ce n'è. Quindi allora torniamo qua in Utah. Quindi ci facciamo un livello di riscaldamento e poi andiamo a questo qua da 15 punti.
No, non penso che riuscirò a platinarlo. Anche il 2 era davvero difficile da platinare. Non so, il 2 non sono riuscito neanche a finirlo. Però, boh, già che ci siamo, facciamo un po' di achievement in giro. Può essere anche carino così per cambiare un po' la serata, per non fare sempre i soliti livelli, andiamo avanti, livelli, andiamo avanti, livelli, andiamo avanti. Poi ogni tanto dà delle sfide un pochettino interessanti. Cosa facciamo? Thanksgiving, Friendsgiving, oppure The New Foods? O Tailgate Traditions. Giorno 2, 4 o 5? Non l'ho finito perché sono arrivato a un livello in cui ci ho perso davvero ore e ore nelle ultime fasi. E poi a un certo punto mi sono messo a giocare ad altro e quindi l'ho un po' droppato. Però ci ho giocato quasi 40 ore comunque con Cook Serve Delicious 2. Cioè a un certo punto sti giochi o ci giochi davvero davvero con costanza, per cui diventi super un pro e riesci ad andare anche ai livelli ultimi, se no a un certo punto ti sfugge di mano, è troppo difficile, devi dedicarci più tempo di quello che ha senso dedicare insomma a un gioco del genere. Ma mi ispira questo The New Foods, vediamo un attimo, probabilmente sono tutti i cibi nuovi di questo anno. Vediamo se la mia teoria è sensata. Sì. No, Sì. Allora, quanti punti bisogna? 10 punti sono tantissimi, mannaggia. Allora, andrei prima da questi perché su questi voglio sparare quelli più alti. Ecco, Roulade non è male, sono già 5 punti che sono andati. Questo ci ha fatto sbagliare un sacco di volte, però questo da due. Ah no, Shep's Pie, questo non mi dispiace, l'ho fatto già un po' di volte e è mediamente fattibile. 3 punti quindi vuol dire che posso mettere anche 3 robe da 1. Gli Hakadango, vabbè dai, tanto li conosciamo. Ah no, posso mettere il Dosa. Dosa non è troppo incasinato. Allora, facciamo così. Aspetta, mettiamo qua I am Goren e qua Churros, che sono facili. E no, più che no, questo va bene. Più che Churros voglio mettere le falafel. E qua metterei i Quake Sisters, che non abbiamo mai visto in live. Va bene, dai. Meno da 10 punti. Questo qua è incasinato. Ma come special order non è infattibile. Perché gli special order comunque ce l'hai tra una fermata e l'altra. Per cui riesci immediatamente a gestirteli. Devo sperare che non mi arrivino tanti special order di seguito. Perché quelli hanno la fase di due cotture. Allora. F3. Ecco, intanto mettiamo a cuocere questo. A B. Il problema del Dosa è che è in doppia fase. F6. Facciamo dei falafel che tanto sono. Allora, whip white chocolate, raspberry, strawberries, blueberry, roll e taglia 5 volte. Poi questo è LNAPC. 3, questo lo mettiamo a cuocere. 4 LNAPC. 5 LNAP. Allora, questo dosa onion vada. Whip dark blueberries, blackberries, roll. Allora, qua non ho più falafel, quindi allora, questo lo metto là. Poi facciamo altri falafel. Allora, 6 dobbiamo fare dosa chili, vada, dosa tomato, potato, 3 dosa chili, chicken. Ok, 4 è un dosa chili, mutton. E questo è un dosa chili, chicken. Allora.
Sì, non me la sono cavata male, effettivamente, dai. F4, facciamo un po' di falafel. Allora, iniziamo dal 3 LC AP 2 LN e APC 4 PLC 5 LN e AP questo whip dark blue black roll e poi cut 4 whip white raspberry, strawberry, blueberry, roll e poi cut 6 pistacchi e il 7 LNAPC. Allora, dose tomato e beef. Dose tomato e beef. Dose mint potato. Scusatemi se sto guardando poco, ma come potete vedere questo whip dark chocolate blueberry blackberry roll. No, non ho più falafel. Rischio di non aver neanche più dosa. Dosa tomato beef. Dosa coconut beef. Dosa onion mutton. Allora, vediamo cosa devo mettere ancora. Ancora un giro di falafel. Ancora un giro di coexisters. Ancora un giro di dosa. Allora, dosa chili vada. Dosa onion mutton. Dosa chili potato. Dosa mint chicken. Dosa chili potato. Il 7 sta scappando. Dosa chili mutton. Dosa tomato vada. Dosa mint beef. Quante fermate ho ancora da fare? Troppe. Amazing, sì. Allora, B. B. Questo lo rinnovo. Incredibile, tutti insieme sti affari. Questi sono un po' incasinati, perché se li fai cuocere tutti insieme poi non riesci a prepararli. Allora, MNSB. Allora, 4. Allora, 4 è pronto. Whip white, rasp, strawberry, lover. A 6. Poi white, raspberry, strawberry, roll. E taglio 5 volte. O P 3 HP. Non ho più falafel. Ma mi sta scappando tutto. Dose chili vada. 2 dose onion potato. 4 coconut beef. 13. Dose chili mutton. F4, cosa vuoi? Ti metto degli altri di questi. Dosa chili beef. 4 dosa onion mutton. Allora, e
F5, di cosa ho bisogno ancora? Di falafel e di coexisters. Ancora dei coexister e ancora dei falafel. Mannaggia, me la sto sudando, ma per ora stiamo reggendo. Qua dovremmo essere a posto. Allora, due dose mean chicken, spara via tutto, dose coconut potato, dose mint beef, set dose chili beef, dose onion mutton. E allora facciamo che inizia le preparazioni. F4B F6. Allora, LNAT 5 ILV 1 MHD RSLB Whip White Raspberry Strawberry Roll e poi taglia 5. E me ne ho perso uno. Sono stato troppo stupido. Dai, cosa ho sbagliato? Allora, calmi, cosa dobbiamo fare? Mettiamo questi. B, mettiamo degli altri dosa. E F5, C, mettiamo degli altri falafel. Allora, 1, 7. HB 4 DOB. Ho ancora bisogno di coexister. Se ho ancora bisogno di dosa, se siamo all'ultima stazione. Dai, un errore quasi alla fine. E perché mi è scappato? Ah no, due errori ho fatto. Uno mi è scappato e l'altro ho premuto male. Mannaggia. Lo ritenterò off camera per loro. Grazie del sostegno, Pierpa. Però ne abbiamo fatti di soldi. Più di 600 abbiamo fatto. 692. Abbiamo fatto praticamente un livello. Mezzo livello, dai. Un po' più di mezzo livello. Buono, buono, mannaggia. Molto, molto buono. Però con quel punto là di avanzamento non ci guadagniamo niente. Proviamo l'uscita, che dite? Un menu da 15 punti. Dai. Guarda, non mi sento... Oddio. È enorme, quanta roba vogliono. No, allora, iniziamo dagli special order, se posso mettere... No, non ho niente di quelli alti che conosco. Cavolo. Ah, vediamo il burrito, proviamo. Sarà difficilissimo. Ah, questo c'era anche nello scorso. Nel 3, me lo ricordo.
PHO. No, tra l'altro adesso se li faccio partire tutti insieme, poi dopo mi muore tutto. E C R. Ah no, poi devo fare V e F B C G. Wrap. Dov'è wrap? Ah no, perché non devo girare. Potato, ham, cheese, red, wrap foil. Ok, ma in pratica qua che cos'è? E ZPT. Ah, chorizo, potato e T. Che potrebbe essere difficile da ricordare. E ZPT. Prendiamolo. Per il francese prendiamo la quiche Lorraine. Oddio, inizio ad aver paura. T. M E Z P A S T M E Z C N A B E C Z. E poi lo spara fuori subito però. Perché Chives è con la I qua e non con la H, mannaggia. T-M-E-Z. I-S-T-M-E-Z. C-I-S-T-M-E-Z. Ma lo strato sopra è sempre uguale. C-N-B-A-H-U-T-E-C. No. Dai, ci può stare, mettiamo quest'altro da 4, così siamo. Ce ne mancano ancora 7, ce ne mancano ancora 7 punti. Proviamo con l'omelette, poi ci troviamo tutte le robe difficili però. No, dai, mettiamo il breakfast sandwich che conosco bene. Mediamente bene. E poi qua dobbiamo mettere 5 punti. Vabbè, iniziamo col basso. Questo. I croque monsieur mi sono abbastanza allenato, potrei farcela. I pancake non sono neanche troppo difficili. E che cavolo metto? I chin buns, però così hanno la holding station necessaria. Vabbè, dai, mettiamo questi. Oh, ci sarà da ridere. Ci sarà da ridere. Sì, è vero, però piuttosto che riempirmi di roba molto difficile, preferisco fare i difficili sugli special orders, che ho più tempo. Poi beh, magari dopo cambiamo strategie, se per caso non funziona questo. Anche perché quelli danno un sacco di soldi e un sacco di esperienza, che non sono male. Comunque oggi non ha più tirato laggate di nessun tipo, sembra. Per cui mi sa che era proprio quell'impostazione suggerita da Twitch che l'altra volta non andava. Allora, F4 e nell'F5 devo fare ancora un e dei pancake. Allora, iniziamo bene. EPO 3 e HO 4 CPA STM E Z E O. Allora B C G E P C G C R W F E C R F. No, mi sono andati male questi? Pancake strawberry 3, 4, il 7, pancake e blueberry. Cos'è che mi manca? Mi mancano ancora dei pancake. Pancake maple. Devo fare altra roba? No.
Perché mi sono dimenticato che quegli affari vanno male malissimo, cioè in frettissimo, ecco perché non li volevo mai. Let's do that again è un po' incasinato, ma noi ci proviamo. Ho paura di aver sbagliato a premere qualcosa là nel primo panino che ho fatto. Ma forse no. Ok, R Z O E 7 H R. Cavolo, questo sta andando malissimo. Mettiamo dei boiled egg. Reef beans come R. Ma già mi stavano per scadere tutti. No, ho messo quello sbagliato, mi sa. Ma come sono andati a male quegli affari del manga? Cioè li ho fatti un nanosecondo fa. Come fanno, come cavolo fanno ad andare a male? Li ho sbagliati tutti e due. Vaffanbrodo, vaffanbrodo. Ero partito così bene. No, partito bene un corno però. Le uova, le scrambled eggs. 5 3 pancake. F, fai degli altri pancake, please. E questi qua sono andati di nuovo male. No, di nuovo più pancake. Cosa vuole? Boiled eggs. Pancake pecan. Pancake maple. 6 pancake pecan. 7 pancake strawberry. 1 pancake strawberry. Ma le boiled egg ce l'ho, sì. Quante fermate ho ancora? Troppe. Dei croque monsieur. Questi sono andati praticamente. UCI. Cos'è andato male? Il 6, ovvio. B, E, C, Z. Ah, questo era T. 7 e più. Adesso tanto lo so che questi affari mi escono tutti insieme. H C R V F 5 T C R V F E P C G V F E P C G V F. P 6 B. Boiled eggs. Pancake maple. 7 pancake pecan. 5 che stanno andando male quelli. Metti pancake visto che non ho pancake. Non ho più boiled eggs. Di BP. Questo pancake strawberry. 4 pancake pecan. 5 pancake pecan. 6 pancake maple. 7 pancake maple. HR, BVR. Pancake maple. 2, cosa devo mettere? Dei uova alla griglia. E dei pancake di nuovo.
F5 è andato male, F4 è andato male. Non so neanche quanti ne ho sbagliati in questo, in questa stazione qua, ma troppi. F5, faccio boiled eggs. F6 me lo tengo poi per dopo. E pio H E I 3 U E C I 4 U C I U E C E C I. No, ho messo la roba. Ho sbagliato. Ma di brutto pure. Infatti, guarda come si è arrabbiato malissimo il tizio. Vabbè, portiamo a casa quello che si riesce, poi magari con il mezzo potenziato torniamo un'altra volta. E ho di nuovo tutto vuoto. Non ho più croque monsieur. Pancake strawberry, vai con le uova. Cos'è che non ho più? Non ho più pancake. È l'ultima fermata questa, se non altro. Sì, quella roba là, guarda, buttala via, fanno schifo quegli affari, scadono subito, ma subito. Quanti cavolo di errori ho fatto? 4 o 5 erano tipo. Almeno ho preso l'argento. 3. 3 rossi. Bene, ho fatti 227 buoni però. Dai, su 230 ordini che ne ho sbagliati 3 ci può stare o no? Dai, please. E abbiamo fatto comunque meno soldi e meno esperienze che non il livello di prima. Mareu. Questo era tosto, questo era tosto. 500 miles down, 1500 to go. Oh yeah, give or take. Mostly give. What was that? Nothing. Really? Because it sounded like you muttered something. Well, it's 1500 miles as the crow flies, but this isn't a crow, it's a food truck. And we've got a lot of states to dodge. Like, you know, the ones that were nuked in the Blue War, the ones that sank into the ocean, the ones that are currently on fire. Oh, and you can't forget the ones that walled themselves off, like Texas. And then, of course, you have the land of the Yeah, okay, Whisk, I understand. So how many actual miles until we get to Nashville? About 4,000? 4,000? 4,000. And that's assuming we don't get lost. In the Blue War, I got lost all the time. But hey, maybe this will be different. First time for everything and all that? 4,000. Quattromila miglia. Dice, sei ancora lontano dalla competizione, ma inizi a sentire la vittoria. Ma inizi a sentire la vittoria, Mareu. Sud Dakota. E abbiamo quante strade qua abbiamo? È un bel po', dobbiamo fare 25 livelli per poterne uscire. Non male, che dite? Facciamo questo? Questo dovrebbe darci un achievement, tra l'altro. Il fare il primo di Halcyon County. Avete tutta roba di livello 2, tutta roba con holding station necessaria. Hotmeal non era difficile. Allora, cosa mettiamo di special food? Breakfast, carpaccio e parmigiana.
Ci sta. Mi sono allenato col carapaccio, non è male. Ma no, in realtà la bistecca di Salisburgo mi piace di più, forse, da mettere al posto del sandwich. O anche Shep's Pie non è male. No, meglio Shep's Pie, che non ha la doppia preparazione. Sembra che manca ancora un po'. Sì, ma sono 387 livelli in totale, per cui penso che... No, da quello che ho visto sembra che siano 6 aree. Allora, beetroot con la R, PTGL. Cosa? Go roast beef. Guarda queste parmigiane, non sono ancora pronte. Cinnamon e almond. No! Scusate, ricominciamo. Ho premuto per sbaglio. Il problema dell'oatmeal che è la doppia preparazione, effettivamente, che non è bellissima come cosa. Però non è troppo difficile la seconda preparazione, se non mi fossi incasinato là a premere sulla parmigiana, al posto che... La parmigiana ci ha fatto fallire, tra l'altro. Allora... 7 pancake strawberry, poi 5 pancake pecan, 6 pancake blueberry, ETPR, 2 ETPR, no, 7 pancake blueberry, solo cannella. Ne ho 6 che stava scadendo. 4 via, 7 cinnamon, 5 pancake blueberry, cinnamon e almond. Ok, ah. E poi ho bisogno di pancake, allora. Ok. Allora, 5 pancake bacon, 6 pancake blueberry, 7 cannella e mandorle. Poi questo, occhio non premere, quello sbagliato. Ok, questo posso spararlo fuori, ETPR. Sottolineo sulla 5, la 6, la 7, pancake blueberry, la 2... La 3 pancake pecan e la 4 pancake blueberry. Ho bisogno di un sacco di pancake. E facciamo ancora. Salmone TGL. 7 sono pancake e maple, 2 sono pancake strawberry, cinnamon. Pancake blueberry, cinnamon, cinnamon. Pancake blueberry, cinnamon. Pancake strawberry, cinnamon. Mettiamo degli altri oatmeal. Cinnamon. Cinnamon e cranberry. 4, 5, 6, 7.
Anche i blueberry. Cinnamon e cranberry. Pancake maple. Cinnamon, 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 cinnamon e cranberry. È andata? Ma bravissimi! È andato bene riavviarlo subito, perché poi il secondo giro è stato quello giusto. Abbiamo preso pochissima esperienza, però, effettivamente. Due soldini, pochissimo. Ma dei soldini non è che mi frega poi più di tanto, perché stiamo guadagnando molti più soldi di quanti ne spendiamo per acquistare cibi. E sì, terzo achievement della serata. E abbiamo un nuovo trinket per decorare, che è quello della nuova area sbloccata. Che andrei a metterlo quasi qua. Allora, trinket... Alchon County. Muovi, spostiamo solo un attimo. Questo lo mettiamo qua sotto. Ok. Sto facendo la zona decorativa della... roba fatta. Ne abbiamo sbloccato solo una di roba. Oppure c'è un costo da 12. Hot soup. O 10 o 12. Andiamo con la 12, dai. Direi. Se proprio dobbiamo morire, moriamo male. Mare, ho tutte zuppe calde. Cavolo. Allora, posso mettere il carpaccio però. Posso mettere iced lattes. Questo sono mediamente bravo ed è di livello 5. Anche il ramen mi pare che non fosse difficile. Aspetta, no. Qualche era già il ramen? L'ho usato forse solo due volte. No, già non me lo ricordo più. Chasu, MB Schultz. R-E-M. No, non era così facile. Questo non è difficile. Mi mancano solo più tre punti, ok. Però questi sono tutti difficili. Mannaggia. Frozen bananas. Dai, mettici in frozen bananas. Un menudo che non so cosa sia. Aggiungiamo tutto a random. Questo posso mettere anche uno più facile, effettivamente, visto che mi chiede della roba tutta alta qua. Ho bisogno di 5 punti, ma tanto qua è tutta roba alta. Il tiramisù, dai, vada col tiramisù, anche senza sperne niente. E il... lo spezzatino. La Francia ci ha portato bene. Coq au vin. Morirò perché non so niente di nessuno di questi qua. Però ci sarà da ridere, dai. Ridete di me, per favore. Visto che io impazzirò con non so che cosa. E mi romperò le dita a cercare di fare le cose. Oddio, perché ho deciso di farlo? Allora. Ok. B. E poi devo chiudere la porta. Ok. Poi ci vogliono... gua pepper, di onions, cumin, cilantro, beef, bay leaf. Il tiramisù. L, C, M, P. L, C, M, P. Pudding, pistacchio, flour, cranberry, almond. E ho bisogno di holding station qua. Allora, ho bisogno di un coco van. A, G, M. Sto provando a caso, non so che cosa sia. Non so come, ma non ho ancora rotto niente.
Tanto se esplode tutto questo. Oddio, C. Allora, dobbiamo imparare un'altra. P, G, N, U, C, P, L. No, ma vuole tutto questo. Lo spezzatino, allora. O, B, P, E. Pudding, flowers, cranberries. Key lime. No, mi stanno dando male le banane. The fuck? BND. Quelli dovrò rifarli al volo poi. Morirò malissimo. Cheesecake. B. Key lime. 6. GL. 7. Pudding. Flowers. Cranberry. L'ho stufato, è andato male. K. B. A. G. No? Non era lui? K. B. A. G. No! Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Tirami su, tirami su. LCMP. LCMP. Cos'è che ho sbagliato là? Dai, era tutto, tutto perfettissimo. Stufato. O, B, P, E. E F6. K, B, A, G. P, G, N, U, C, B, L. Però dai, un errore con tutta questa improvvisazione. UCBL. LCM. Dai, tirami su. Se non mi scade il resto della roba. Non ci credo comunque. Abbiamo fatto un errore. Uno soltanto. Uno medio su 113. Con un menu di cui non conoscevamo un Kaiser di nulla. È incredibile. Uno medio su 113. È un successo incredibile. Ci ho messo tutta roba a caso. Non sapevo niente di quello che stavo facendo. Ma no, cioè, scusami, ho messo dentro. Guarda cosa ho messo dentro. Cioè no, questi tre li conoscevo, ok, ma tutti gli altri sono andato completamente a caso. C'era questo affare qua che era 70, la Coco Van che era 70 robe diverse. E non ho preso, vuoi che prendiamo il massimo? Vuoi che prendiamo il massimo, Pierpa? Guarda che sono solo le 22:02. Accetto la sfida, eh. Ora sono pronto. Vai. Vai, vai, vediamo chi la vince. Vediamo chi la vince. Mannaggia, mannaggia. Ne ho fatto uno non sapendo niente. Un errore non sapendo niente.
Ma... No, chiedeva anche la Coco Van? No. Ah. Niente, avevo già finito quello. Ma io nel dubbio comunque un Coco Van la faccio. A. G. M. N. E faccio anche un tiramisù, che dite? L. C. M. P. Portiamo avanti. C. P. G. N. U. C. B. L. F. R. L. T. P. K. Adesso va a finire che finisco, che fallisco malissimo per una cavolata di nuovo. E vince Pierpaolo. Vabbè, dai. Sento ancora più tensione del normale comunque adesso. Allora, C, P, G, N, U, C, B, L. È sempre lui quello che va male comunque. P, faccio di nuovo delle frozen banana. E faccio di nuovo una zuppetta. E faccio di nuovo uno stufato. O, P, P, N. Una Coco Van, K, B, G, M, N, F, L, 3, I, T, G, L, 4, 5, P, I, F, R, L, B, 7, R, T, G, L. Facciamo un po' di nuovo di quello. CBL. Ma questa non va nel tiramisù. Facciamo di nuovo il tiramisù. Ho bisogno di una Coco Van ancora. K, B, A, G. P, G, N, U, C, B, L. È tutto in cottura però. K, B, A, G. Ok, dovrei essere a posto. Te, guarda che maestria, guarda che maestria, guarda. Wow, a perfect run. Cosa che mi hai mandato? Hey guys, Twitch globale. Lol. E siamo anche a livello 15, GG. Che perfezione, che bijou, che... Guarda, la Coco Van come me non l'hai mai vista fare da nessuno. Dai, direi che per stasera ne abbiamo fatto abbastanza. Vediamo se possiamo upgrade. Ah no, upgrade c'abbiamo quello da 5 da aspettare. Per cui con quei due non ci facciamo niente. Con quei 116 monete... Cioè, solo degli affarini da appendere, per cui...
Non so neanche quanto ha senso spendersi dei soldi per prendere sta roba qua, capì? È tutta inutile qua. Riteniamo i soldi, non servono granché, ma... Tra l'altro food catalog ne abbiamo sbloccati quanti? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. No, meno di 75, 73. Beh, però 73 su 300 e qualcosa è già un buon numero che mi ha sbloccato. Il cesso d'oro. Neanche io sapevo che esistesse la Cocobene. Dov'è il cesso d'oro? Dove l'hai visto? Ah, questo. No, però questo chiede. Non chiede i soldi, chiede gli affari dell'upgrade. Non lo voglio spendere cosa dell'upgrade. Cioè, mi limito alla possibilità di potenziare il track se mi compro quello. No, no, no. Quando sarò tranquillo con la roba là è un conto, ma se mi... Sì, quando ho finito i potenziamenti va bene. Prima cosa, va bene. Mi controlli. Comunque, voglio solo vedere una cosa. Abbiamo fatto 39 livelli su 387, siamo tipo al 10% del gioco. Incredibile, incredibile. Quante ore? In quante ore? In 10 ore, perché cosa sono? 100 ore a farli tutti. Boh. Non so. Non so se li farò mai tutti. Sinceramente. Detto questo, direi che possiamo anche concludere. Vediamo prossima settimana se tutto va bene. Se ci sono cambiamenti, ci aggiorniamo. Ricordo a tutti, se per seguire le live, per restare sintonizzati, di iscriversi al canale Telegram che trovate in descrizione di tutti i video, in cui potete anche prendere parte alle votazioni su che cosa giochiamo in live. Vi ringrazio per la presenza, sia per chi è stato in live, sia per chi ha visto in past broadcast o su YouTube. Ciao a tutti e buonanotte.